questo nuovo video e benvenuti in bottega. Io sono Rosanna e oggi realizzeremo insieme degli addobbi natalizi. D'altronde Natale è alle porte e quindi cosa c'è di meglio che cominciare a pensare agli addobbi per il nostro albero oppure a dei possibili addobbi che potrebbero essere regalati come appunto dono di Natale. Ma andiamo subito a vedere come realizzare questi addobbi. Quindi innanzitutto serve una sagoma rotonda. Io per esempio per la dimensione che solitamente utilizzo uso questa rocca di nastro, ma voi potreste utilizzare anche un piattino e in base anche alla dimensione che volete realizzare, quindi dal piattino della tazza di caffè sino al piattino che si utilizza per la frutta, per il dolce. Quindi la forma è assolutamente di gusto personale, se non lo volete fare tondo potreste farlo di qualsiasi altro formato. Questo in particolare ha un diametro di 15 cm. Mi vado a riportare la sagoma di questo cerchio su del pannolenci rosso. Quindi una volta disegnata la sagoma, forbici alle mani e vado a ritagliarla. Quindi ho ritagliato due sagome, una per la parte avanti, una per la parte dietro e una sagoma di ovatta. Allora, questi vanno chiusi a panino in questo modo e dobbiamo andare a cucire tutto il bordino. Quindi potete cucire sia con punto festone, quindi ago, filo e a mano, sia con macchina da cucire, come più preferite, utilizzando la tecnica che vi è più familiare. Ecco qui la pallina cucita. Ho dimenticato di dirvi che prima di cucire il panino inserite il nastrino di modo tale che la cucitura vada a bloccare poi il gancio per la nostra palla, che altro non è un medaglione perché non è in 3D ma è una palla piatta. A questo punto passiamo alle decorazioni, quindi bacche e foglioline. Allora, mi servirò di questo cartamodello, di queste foglioline che ho disegnato. Ne ho disegnata una un po' più grande, una un po' più piccola. Adesso riporto il cartamodello sul pannolenci verde. E vado, scusate, a ritagliare tutta la sagoma. Anche qui ritagliatevi le foglioline in doppio perché andrò a cucirle senza imbottitura, ma in doppio per dare più spessore, e farò con la macchina da cucire queste venature. Eccole pronte le foglioline 1 e 2. Adesso procedo a realizzare le bacche. Allora, ho utilizzato i pezzettini di pannolenci che mi erano avanzati tagliando la sagoma della palla, quindi poi mi servo di questo strumento, ma come per la sagoma della palla natalizia potete utilizzare qualsiasi oggetto di forma tondeggiante, e utilizzo questa misura qua per ricavarmi sempre due tondini. Quindi questi sono due che poi vado a mettere sotto macchina da cucire. Mi è piaciuto dare questo motivo così. Poi mi vado a sistemare le foglioline qui, le bacche e la pallina, così è pronta. Naturalmente rimane tutto questo spazio qui libero
che potete decorare e personalizzare come più vi piace. Io la personalizzerò con un nome che ho disegnato su questo pannolenci bianco e che adesso vado a ritagliare. Allora, la scritta è pronta, non si vede bene. La metto qua così. Allora, se voglio dare un doppio spessore, posso ritagliare un altro colore di stoffa. Io in particolare adesso la passo sotto macchina con il rosso. Quindi mi fisso il nome e cucio la scritta bianca sul pannolenci rosso. Eccola, la scritta nome è finita. Con la colla a caldo la possiamo applicare in questo modo, così come le decorazioni. Ed ecco il nostro addobbo natalizio. E per oggi è tutto, l'addobbo è pronto, il video è finito, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto qui al prossimo video per voi, ciao!